Ragazzi, bentornati nel canale di Fefe Channel. Siamo qui con la nostra challenge, esonero challenge del mercoledì. Oggi pomeriggio, ragazzi, facciamo la S Roma. Allora, successo in patria, massima, successo continentale, alto, fama del brand, alta, finanze, bassa, crescita giovani, bassa. Abbiamo un budget discreto di 40 milioni e 6 e il valore del club di 512 milioni. Ok, andiamo. Allora, come nome dell'allenatore, io lo chiamerei il nostro allenatore, piccoli problemi, duro. E come nome lo chiamiamo Poco. Duro Poco, il nostro allenatore di questa Roma. Mettiamolo nazionalità ovviamente italiana, italianissimo deve essere il nostro duro poco. E io proverei tipo Trappattoni nostro. Allora, leggenda 5 minuti, stadio, rose utilizzate le solite, facciamo le mie personalizzate. E 17, duro poco, nuovo allenatore della Roma. Allora, prima cosa andiamo in hub rosa come tutti e cerchiamo di mandare via tutti i giocatori. Mirante un 80, c'ha 33 anni, io direi di cederlo, perfetto. Poi abbiamo questo qua che lo mandiamo in, lo vendiamo, lo trasferimento. Lo Bont io lo manterrei, Florenzi lo facciamo trasferire, De Santis lo richiamiamo, ottimo, Karpas. Lo teniamo. Manolas lo mandiamo via. Fazio lo cediamo visto che non possiamo mandarlo via. Moreno lo mandiamo via, non possiamo. Ok, Calabresi lo richiamiamo. A te ti richiamiamo. Richiamiamo tutti gli scarsoni, ragazzi, come Capradossi, come Calabresi, Jesus, lui va bene, Capradossi, Kolarov. Non possiamo darlo via. Palasco lo richiamiamo. Sek lo richiamiamo. Maruyu può rimanere a Napoli. Rimane. Kolarov, Emerson, De Rossi lo mettiamo in lista. Gonalos non possiamo. Zonzi non possiamo neanche lui. Under, ok, non possiamo. Paredes, Bordin lo richiamiamo. Makin lo richiamiamo dal prestito. Ricci lo richiamiamo dal prestito. Pastore non possiamo perché è appena arrivato, Cristante non possiamo, Ricci rimane, Pellegrini non possiamo darlo via, Strootman lo mandiamo in via, D'Urso lo richiamiamo, Iturbe lo richiamiamo e lo vendiamo, Kluivert non possiamo darlo via, Verde, Scini, Zeko via fuori dalle palle, Ponch lo richiamiamo, Umar lo richiamiamo. Vediamo chi ci manca. Esharawi lo diamo via e Perotti lo diamo via. Ok, ragazzi. Allora, l'hub è sistemata. Adesso dobbiamo fare la nostra rosa. Allora, io ragazzi gioco con il classico modulo di duro poco, il modulo che comunque ha sempre spaccato con il 2-4-2-3-3. Giochiamo, ragazzi, sempre con questo modulo qua che è uno dei moduli dove mi trovo meglio io nelle mie esonero challenge. Ok, adesso dobbiamo semplicemente cambiare i nostri giocatori. Allora, Ricci io lo metto in porta, ottimo. Manolas non va bene, Manolas no, non mi piace, quindi io ci metterei come attaccante, come difensore, scusate. Vediamo chi che possiamo mettere come difensore, Lobont. Ok, secondo difensore io ci metto il nostro Ponch. Poi come attaccante Sek. Vediamo come possiamo fare. Poi c'è anche lui, abbiamo anche Capradossi che può giocare con noi. Perfetto. Poi abbiamo lui. Calabresi può giocare anche lui giustamente con noi. Lo mettiamo a posto di Cristante. Poi abbiamo Falasco, D'Urso, che può, anche lui può entrare nel nostro piano di distruzione della AS Roma. Ok,
A posto ragazzi, per ora questa è la nostra formazione titolare. Adesso dobbiamo levare tutti i panchinari forti e mettere i nostri panchinari, quelli di fiducia, quelli scarsi. Quindi mettiamo lui, mettiamo Corlu, mettiamo Perez, a te ti terrei e poi vediamo chi è che manca. 73, 80, 67. Ok ragazzi, per ora la nostra formazione è fatta. Adesso dobbiamo semplicemente aspettare che ci arrivi qualche offerta e andiamo a posto. Allora andiamo avanti, non mi interessano la federazione, non mi interessa niente. Ragazzi, qua dobbiamo giocare di astuzia. Allora, 23 milioni, ma 23 milioni secondo me sono troppi, quindi allora, a Manchester City comunque è bella lunga da Roma, dobbiamo andare in Inghilterra. Quindi io direi allora un 10 euro di biglietto dell'aereo più un 10 euro di vitto alloggio, 20 euro. 20 euro secondo me basta in avanza, ragazzi. Gli diamo vitto alloggio e il biglietto dell'aereo, giustamente paghiamo il biglietto dall'aereo al nostro Florenzo. Madrid, Roma, un'oretta di aereo, l'aereo costerà sui 100 euro, più gli offriamo un kebab, perché noi siamo una, 110 euro, dai, gli paghiamo il biglietto dell'aereo e in più gli paghiamo giustamente il cibo, gli paghiamo un kebab, una Coca-Cola, così a posto per un po'. 4 euro più una Coca-Cola, 8 euro, 8 euro ragazzi, così gli paghiamo il pranzo al sacco, si porta il pranzo al sacco giustamente, almeno siamo belli tranquilli, belli rilassati e ci possiamo godere i nostri giocatori che se ne vanno in Spagna a spaccare tutto. Euro, dai, solo perché Manolas comunque un 26 anni, un difensore centrale, qualcosina in più gliela dobbiamo dare. Capire io come funziona FIFA. Allora, 8 milioni e 9, no, io ti chiedo 70 euro, solo perché ha 23 anni, comunque è un doppio ruolo, può fare molti, molti, molti ruoli. Abbiamo 89 milioni, quindi io ti offro 20 milioni, dai. Va benissimo, ok, 20 milioni, concludiamo questo affarone dell'anno, questo affare di quelli importantissimi per la nostra promessa di 32 anni. Ti diamo 3 anni di contratto pure, va benissimo, lui accetta tutti, ragazzi. Ignoriamo la clausola accessoria. Stipendio ti do, vediamo, 200.000 di stipendio ti do. Tu sei un bomber, ti do 200.000 di stipendio, anche se fatto quella faccia, il giocatore ha fatto quella faccia come per dire: ma questi qua stanno scherzando, sono seri, seri a giocare. Ok, eccolo qua ragazzi, il nostro bomber Jovanovic, 66 ragazzi, penso che è uno dei più forti di quelli che abbiamo, è uno dei più forti che siamo riusciti a prendere. Secondo me abbiamo fatto un ottimo affare ragazzi, abbiamo fatto un affarone di quelli panico paura proprio. E adesso lo proveremo. Almeno possiamo levare pure Santon dalle scatole perché mi fa paura. Lo rimettiamo lì dove si merita di stare, in tribuna. Dove si merita di stare lui in tribuna. Ok ragazzi, andiamo. Aspettate, vediamo se ci è arrivata qualche offerta. Squalificato. Strootman ci ringrazia per averlo fatto giocare. Offerta di trasferimento. Offerta, offerta. Ok, possiamo andare avanti verso la fine del mercato. Ovviamente se ci sarà qualche offerta di quelle che non potremo rifiutare, io stoppo e la faccio. Se invece non ci saranno offerte importanti, andremo avanti verso la terza partita di campionato. Ok, ci è arrivata un'offerta ritirata, 79 di overall, ragazzi, siamo già scesi di 3. Ottimo, siamo a fine agosto e già abbiamo perso 3 di overall, meglio di così si muore. Abbiamo un'offerta per Strootman. Strootman andiamo a trattare, ovviamente. Ovviamente l'andiamo a trattare. Allora, 39 milioni? No, sono troppi, secondo me. E io ti do 6 euro, vai. 6 euro è tutto vostro. 6 euro, Pep, 6 euro. Solo io e te, perché io e te sotto sotto abbiamo i nostri affaretti, io te lo vendo a poco e poi tu l'anno prossimo, quando faccio la carriera del Milan di FIFA 19,
mi scali un paio di cash con i giocatori. Ok, andiamoci a fare la terza partita importante al Ferrari. Se abbiamo perso 3-1, ottimo così, delle Strootman venduto. Andiamoci a fare immediatamente la quarta di campionato contro l'Hellas. Questa, ragazzi, me la sento che qua, ragazzi, secondo me la perdiamo molto 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 prima. Perdiamo la panchina nostra rivale, ovviamente storica, per non retrocedere. 5-0, ragazzi, contro il Benevento. Andiamo, che è una meraviglia, 67 di overall, tutta Italia. Andiamo, vediamo la partita tosta contro la Roma, 1-0 contro l'Udinese. Domenica 1 ottobre 2017 abbiamo perso 4-0 contro il Milan. Napoli, contro il Napoli, un'altra di quelle partite belle toste. Abbiamo perso 1-0, va benissimo così. Le squadre che comunque gli servono punti, 5-0 contro il Toro, ragazzi. Che è una meraviglia, lottando per non retrocedere come il Crotone, come 1-1. 1-1 non ci voleva, 1-1 non ci voleva con l'1-1. Attenzione, 25 ottobre 2017, la dirigenza la informa che la sua posizione all'interno della società è in discussione, la fiducia della dirigenza e il suo operato inizia a vacillare. Attenzione, ragazzi, che già stiamo rischiando, siamo a fine ottobre, già stiamo rischiando, quindi contro il Bologna la stiamo rischiando grave grave grave. Vediamo quanto facciamo, speriamo in bene. Abbiamo perso 2-1 all'Olimpico fuori, 2-0, ragazzi, contro la Fiorentina a Firenze. Quindi siamo a 5 punti di distacco dall'Udinese, che è penultima, e a 6 dal Cagliari, terz'ultima. E ragazzi, siamo spiacenti di informare che la dirigenza ha deciso di sollevarla dal suo incarico di lavoro. Ragazzi, nuovo record, 13 novembre 2017 siamo stati esonerati. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto un nuovo record. Spero che vi sia piaciuta questa challenge di esonero. Scrivetemi sotto nei commenti che squadra volete che io domenica porti come prossima squadra da fare esonerare il prima possibile. Detto questo, ragazzi, un saluto al vostro Fresh Channel, bella!